voglio salutare innanzitutto i giornalisti che sono venuti gentilmente stamattina rispondendo all'appello che abbiamo fatto nei giorni passati, allorquando abbiamo deciso di fare una sintesi di... Devo alzare la voce? Ma questo non amplifica. Basta che parlo un po' più forte. Allorquando abbiamo deciso di fare una sintesi per stamattina di questi giorni di mobilitazione e di attenzione anche mediatica che abbiamo avuto su questo annoso problema. Naturalmente io adesso mi limito a darvi il benvenuto e a raccogliere qui sul piano così dei convenevoli le persone che sono venute anche oggi numerose, perché appunto è dal 3 di novembre che stiamo mantenendo questa mobilitazione costante, il 3 di novembre con la grande mobilitazione di massa che c'è stata attorno alla centrale con le comunità schierate e con tanti operatori del settore che stanno vivendo con preoccupazione la paventata riconversione a biomassa della centrale del Mercure, e nei giorni successivi c'è stato un presidio costante qui al parco molto molto numeroso, molto nutrito, che da un lato ha fatto sintesi di 10 anni di lotte che si stanno portando avanti con convinzione da parte delle istituzioni locali, da parte dei movimenti, da parte di tanti cittadini, e dall'altro ha voluto rilanciare questa attenzione, come dicevo prima, anche agli organi di stampa e a tutto il mondo politico, perché naturalmente questa vicenda, se la si fa andare al di là dei confini territoriali, probabilmente riusciamo ad avere anche risposte, possiamo ricevere quelle attenzioni dovute, come è successo tra l'altro ieri, e poi ne parleremo nel corso di questa giornata, le attenzioni dovute appunto perché si entri nel merito di questa faccenda e si diano veramente finalmente risposte concrete e si arrivi alla chiusura definitiva di questa brutta vicenda. Quindi io vi ringrazio intanto di essere venuti, adesso la gestiamo così questa cosa, per gli aspetti sanitari medici del problema il dottor Laghi ci esperrà quelle che sono i rischi e quelle che sono le varie dinamiche relative a questa riconversione. Per gli aspetti legali il dottor Bonafine, Antonietta Lauria parlerà un po' delle vicende legate a questo annoso problema, rapportando anche le istanze che vengono dai cittadini, e poi ringrazio naturalmente i colleghi sindaci che sono qui, naturalmente Giovanni che sta seguendo insieme a me questa vicenda, e poi la testimonianza affettuosa del sindaco di San Severino Lucano, il quale è uno dei tanti firmatari, dentro subito nel merito, questa manifestazione, volontà di solidarietà che stiamo invocando perché non vogliamo essere lasciati soli in questa battaglia, e poi mette un po' alcuni tasselli importanti per quanto riguarda le vicende che abbiamo già vissuto, da partire dalla comunità del parco fino ad arrivare stiamo rimarcando nell'iter giudiziario. Quindi questi sono i contenuti della giornata, e adesso lascio subito la parola al dottor Laghi e poi le conclusioni da parte dei noi sindaci. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sarò rapidissimo. Io sono Ferdinando Laghi, sono uno dei portavoce del Forum Stefano Gioia, ma sono qui in veste di, in qualche modo, di consulente sanitario. Ne ho titolo perché sono il vicepresidente nazionale di ISDE Italia Medici per l'Ambiente, che è un'associazione internazionale che si occupa dei rapporti fra ambiente e salute. E quindi io di questo mi occupo da oltre 15 anni. Relativamente al Mercure voglio segnalarvi alcuni aspetti strettamente legati al problema sanitario. 10 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che l'inquinamento atmosferico è cancerogeno in quanto tale, non i singoli costituenti, che pure ci sono e ci sarebbero nella valle per la combustione della centrale, parlo quindi di diossine, di furani, di metalli pesanti.
ma a parte queste singole componenti, inquinare l'aria significa aumentare il rischio cancerogeno per le persone. Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa inutile e dannosa centrale aumenta quindi il rischio di tumori delle persone che respirano l'aria inquinata. Altro flash, la Valle del Mercure è caratterizzata da un microclima con l'inversione termica, cioè vuol dire che quello che non c'è un ricambio d'aria e quindi tutti gli inquinanti vengono in qualche modo, banalizzo ma così è come se avessero un tappo che li tiene fermi a lungo all'interno della valle, quindi tutti gli inquinanti continuano, noi faremmo una sorta di aerosol di sostanze, e lo facciamo, di sostanze inquinanti riconosciute come cancerogene dall'OMS. Questa non è solo e non è tanto una battaglia ambientalista, è una battaglia per la tutela della salute di tutti noi e delle future generazioni, a cominciare dai bambini. Altro esempio, altra considerazione, gli aspetti sanitari sono stati negletti, gli aspetti sanitari previsti nelle prescrizioni non sono state evase da Enel. Questo vuol dire che quella centrale, diciamo, a mio parere, in questo momento sta funzionando non osservando le prescrizioni di legge e quindi contro legge. Quindi noi invitiamo, vabbè, di questo magari parlerà poi Enzo Bonafini. Io voglio rimanere ancora ancorato al problema della sanità. L'ultimo aspetto che vi voglio segnalare è il problema dell'amianto. È vergognoso che il problema di l'amianto, che è anch'esso un elemento cancerogeno per l'uomo, Organizzazione Mondiale della Sanità, non si riesca a sapere riguardo la bonifica e la messa in sicurezza. Io ricordo, e vado a concludere, che sono state fatte delle interrogazioni parlamentari su questo e che sono rimaste senza risposta. Noi vogliamo sapere esattamente come e dove è stato smaltito l'amianto del gruppo 2 e in che modo è la situazione attuale dell'amianto del gruppo 1. Parliamo della salute degli operatori e di tutto il territorio. Quindi io come medico faccio un appello ai sindacati, faccio un appello ai sindaci che sostengono questa incredibile e inaccettabile apertura. Allora, avete l'obbligo morale di governare in un processo di salvaguardia della salute prima di tutto degli operai che sono nella centrale e poi di tutto il territorio. Quindi dovete essere voi che appoggiate l'Enel i primi, dovreste essere i primi. L'ente parco con la sua dirigenza che supporta in modo così tanto evidente quanto vergognoso i desiderata di Enel, almeno tuteli la salute delle popolazioni che vivono questo territorio e faccia fare chiarezza sulla evasione degli obblighi di legge per quanto riguarda gli aspetti sanitari e ci facciano sapere dove, come e quanto amianto è stato smaltito. Concludo, questa volta ritorno a fare il portavoce. Con queste persone, con questa gente, con questo clima, con questi amministratori, l'Enel l'ha già perso. Grazie.